42. Ciao popolo Lega Nerd, sono a Milano, precisamente sul Red Carpet, e in questo caso il rosso ci sta veramente bene, del Vegetale, il nuovo film di Gennaro Nunziante con protagonista Fabio Rovazzi, che ovviamente tutti noi associamo al grande tormentone Andiamo a lavorare. E in effetti il film parla proprio di lavoro, di giovani che cercano disperatamente il lavoro. Qui a Milano su Red Carpet abbiamo intervistato lo stesso Fabio, il regista Nini Bruschetta, che ha lavorato insieme a Fabio Rovazzi al film, e tanti altri ospiti, tra cui anche Gianni Morandi, che ci ha salutato. Quindi se siete curiosi di sapere quello che mi hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Checco Zalone crea le situazioni nei film, invece in questo sembra che Fabio Rovazzi le subisca. Come definirebbe l'Italia rappresentata da questi due personaggi e dalle storie che questi due personaggi raccontano? Beh, innanzitutto stiamo parlando di un ragazzo che ha 24 anni, quindi non è che può attaccare, è un ragazzo che subisce. E quindi mi piaceva l'idea che fosse, diciamo, nella scia di quello che è stato Fantozzi, con la differenza che Fantozzi un lavoro ce l'aveva, lui non ce l'ha. Da YouTube alla musica, passando per il cinema, tu lo immaginavi questo grande traguardo? Ah, è sempre stato un mio obiettivo, e non ho mai capito quando dovesse arrivare, è arrivato e ne sono molto felice. Questo è un primo passo per quanto mi riguarda nel mondo del cinema, anche perché qua faccio solo l'attore, più avanti mi piacerebbe cercare di prendere il controllo dell'intera baracca. Sono molto contento, veramente, sono davvero soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, ho incontrato dei grandi professionisti che adesso sono diventati amici e sono contento. Fenomeni social e web di adesso, punto di forza anche per il futuro, oppure alla lunga secondo te ci si potrebbe stancare? Secondo me il web è un modo per, insomma, per farsi notare, poi una volta che uno si prova su più ambiti e non funziona, chiaramente ha una prospettiva sul futuro limitata, quindi dipende da persona in persona. Per me il web comunque sarà per tanti anni un fulcro importante per i ragazzi, quindi secondo me non è una cosa che andrà a scemare in breve tempo. Ma fare queste previsioni è sempre perdente, poi ti fanno vedere nel blob quando hai detto quella volta quella fesseria, quindi non posso fare previsioni. L'unica cosa che è sotto gli occhi di tutti è che naturalmente c'è una ipervelocità di tutto, e quindi è possibile che alcuni fenomeni si esauriscono più velocemente, ma questo non significa che sono meno importanti o più o meno importanti degli altri, di quelli precedenti. Significa che è cambiata la comunicazione, è cambiata il ritmo della comunicazione, e quindi è cambiato anche il linguaggio. E tutto questo comporta dei passaggi magari più brevi, che però possono essere comunque interessanti o belli. Forse secondo me più belli, perché poi alla fine, per esempio, noi che facciamo gli attori, facciamo questo, viviamo delle vite per un po' di tempo, poi moriamo e poi rinasciamo in un'altra vita. È la cosa più divertente che puoi fare. Per esempio, questo è un paese in cui non ci si abitua mai all'idea di cambiare lavoro, come succede per esempio negli Stati Uniti. Forse questo invece ce lo consentirà. Ci sarà un grossissimo ricambio, secondo me. I fenomeni social ci saranno, purtroppo, forse anche sempre di più, però ci sarà un grandissimo ricambio, a differenza di quello che forse siamo abituati. Quelli della mia generazione, lei più giovane, quelli della mia generazione, si cambia, sarà sempre un ricambio, sempre più, con nuovi social, nuove attività, nuove cose, ma la strada è quella. Ma io posso saperlo questo? Come faccio a saperlo? Io mi ci sono trovato in mezzo, anzi attraverso il web ho costruito proprio una collaborazione con Rovazzi, che è stata in un primo tempo magari anche criticata da qualcuno, poi invece, visto come... Poi quando le cose hanno successo, invece tutti dicono: ah, bene, bravo, grande idea, ma all'inizio. Quindi non saprei cosa dire. Il web è un modo oggi per comunicare con centinaia di migliaia di persone, anche con dei fan, per quello che mi riguarda. E anche se ci sono un po' di insulti, un po' di prese in giro, un po' di... che ne so, un po' di qualcuno che ti critica, però io lo trovo un... Ho trovato una maniera che a me piace, riesco a comunicare e mi trovo bene. Poi il futuro, chi lo sa. Pensiamo adesso, il futuro.
Un film che parla di lavoro e di giovani che cercano lavoro ma che spesso sono costrette ad accontentarsi. Il Vegetale è un film che rappresenta i giovani italiani di adesso? Sì, siamo in un momento che è difficile per noi giovani, no? Riuscire a ottenere magari quello che desideriamo o semplicemente anche a capire quello che veramente vogliamo, perché le opportunità non sono moltissime, vanno cercate, vanno create. Sì, solo che i giovani italiani di oggi hanno una possibilità in più, candidarsi. Quindi sì, però sì, rispecchia la generazione, purtroppo non solo la mia ma anche quelle che le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, e soprattutto rispecchia anche la non risposta, cioè i ragazzi non hanno risposte, ci provano ma nessuno risponde, tranne insomma magari tu sei stato fortunato, collega nerd che ti ha detto voglio venire a lavorare e ti hanno chiamato, spesso non ti rispondono. Sai come lo chiama papà? Il Vegetale. Parli con lui, lo aiuterà a guarire. Papà, volevo dirti che la tua impresa di costruzioni è fallita. Va bene. Gli hai pagato la liquidazione, sei un deficiente. Papà si faceva fare vertenza. Tra 10 anni li liquidavi con pochi soldi. L'ho voluta incontrare per parlare di Nives. Ha problemi di integrazione con il resto della classe. Ah, effettivamente un po' si vede. Voglio tornare a Milano. Non possiamo, devo finire lo stage. Ti ammazzami sta gallina, va? Ma ti pare che faccia una cosa del genere? Dai! No, tienla! Sì, ciao! Nella vita c'è sempre una ricompensa. La gente pensa che non sia così, bisogna fregarsene del prossimo. Invece bisogna sempre dare tutto quello che uno ha dentro. Poi le cose che devono arrivare, arrivano. Grazie. Ciao Armando. Che fai?